Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Torniamo online con la penultima o l'ultima preparazione di oggi, non mi ricordo. Due orologi veramente bellissimi. Sono quegli acquisti che ci rendono orgogliosi anche noi che li vendiamo. Parliamo di un orologio Skagen. Più volte in questi giorni vi abbiamo parlato di questa azienda perché è veramente una delle scoperte di quest'anno. Ciao Eddie! E poi un orologio Emporio Armani. Ciao Lena! Sono due modelli da uomo. Sono entrambi bellissimi, per quanto anche molto diversi. Sì, esatto, due orologi che esprimono due concetti di moda diversi. Il primo a metà strada fra l'originale, ciao Ardit, e il vintage. E il secondo invece la classica eleganza Emporio Armani, indiscutibile, perfetta, sì. Stilisticamente perfetta. Che ne pensate? Secondo me questi sono due capolavori. Per quanto riguarda lo Skagen, poi ve l'abbiamo detto moltissime volte. Faccio vedere i profili intanto. È molto leggero, piatto, essenziale ma bellissimo. E l'Armani, che sicuramente, insomma, ha meno parole da spendere. Ciao, perché è sicuramente molto più conosciuto degli Skagen, per cui... Faccio vedere pure il fondello. Chi ci ha commissionato l'ordine sicuramente ha avrà un bel lunedì. Gusto, poi, oltretutto, veramente un bellissimo gusto. Entrambi con i cinturini in pelle, effetto scamosciato, più vintage pure nelle forme. Lo Skagen classico, stampa coccodrillo, alligatore, questo sembra stampa alligatore. Adesso diteci quale vi piace di più, il vostro gusto per l'Emporio Armani, su cosa si rispecchia. Marica, ti piacciono? Quale preferisci, l'Armani o lo Skagen? Allora, se ragioni un attimo, ci diamo pure un'idea di indosso. Certo. Assolutamente. Al polso poi sono eccezionali. Lo Skagen calza benissimo perché ha un cinturino molto morbido, esattamente come comunque anche l'Armani. Sono molto leggeri e si adattano perfettamente al polso. Sono proprio due concetti di orologi in effetti molto diversi. Ciao Top Down Timmy, stavolta tocca a me leggere i nomi. Sempre a me. Allora, partiamo dal primo. È veramente bello. Non so se riuscite a vedere anche il profilo. Ha uno spessore minimo. Come non averlo? Questo è veramente uno dei miei modelli preferiti di quest'estate. Poi è l'essenzialità che colpisce proprio del modello. E la particolarità pure del dual time, perché i due contatori interni sono due orologi scollegati che consentono di registrare gli orari su diversi fusi. È una cosa particolarissima. E poi l'Emporio Armani. E qui anche che cosa dire. Bellissima di questo orologio, non so se riuscite a vederlo, ma è l'effetto del vetro bombato. Sì. Veramente molto bello. Eccezionale. Che ne pensate? Iniziamo con la preparazione?